Direttore, la ricostruzione, oggi si inaugura questo primo cantiere per quanto riguarda la ricostruzione pubblica, ma nel frattempo quella privata come sta andando? Abbiamo recuperato il tempo perduto? Beh, decisamente. Allora, abbiamo iniziato l'anno molto bene. I cantieri approvati ad oggi hanno superato quota 1.550. Sfioriamo i 300 milioni di euro di concessioni. E la decretazione finalmente comincia a coinvolgere anche il danno grave. E quindi i contributi sono anche più sostanziosi. Il mese scorso abbiamo chiuso con 18 milioni per il solo mese di febbraio. Questo mese probabilmente sfioreremo i 30 milioni. Quindi sono numeri importanti, sia da un punto di vista numerico, progressivo. Abbiamo chiuso 856 cantieri l'anno scorso. Quest'anno dovremmo, dalle previsioni, superare quota 1000, ma anche da un punto di vista finanziario. L'anno scorso abbiamo fatto 160 milioni di euro. Quest'anno puntiamo quasi a raddoppiare. Senta, da un punto di vista di imprese anche si trovano, perché eravamo rimasti, che eravamo anche in difficoltà, perché paradossalmente questo sisma bonus, cioè tutti i lavori sull'ecobonus, sisma bonus, bloccavano paradossalmente la ricerca di queste imprese. Che sta accadendo? Come viaggiano le due cose? La difficoltà permane, però adesso abbiamo dato attuazione ad una previsione di un'ordinanza, che è l'articolo 4 dell'ordinanza 118, che consente di emettere decreti e attendere 60 giorni per l'indicazione delle imprese. Mi rendo conto che 60 giorni non sono risolutivi, quindi è immaginabile che, insomma, un intervento manutentivo di questa ordinanza la si debba fare anche in futuro. E l'altro problema riguarda il caro dei materiali. E su questo, anche sempre con l'ordinanza 118 e successivamente con le due ordinanze 121 e 123, abbiamo tentato di risolvere in parte aumentando lo spazio convenzionale del 6%, aumentando i prezzi sempre del 6% nel residenziale e l'11% nel produttivo. Al momento stiamo reggendo, non è detto che questa cosa ci consenta di andare avanti con i ritmi di oggi. Laddove ci dovessero essere delle rallentamenti ulteriori, probabilmente apriremo nuovi confronti con il territorio.